Azione! Buonasera, buonasera telespettatori, signore e signori, buonasera. Va ora in onda il programma Politichiamo Insieme. Un programma culturale di dibattiti fra i più grandi esponenti politici del panorama italiano. Il tema di questa sera sarà: si può verticalizzare il centralismo europeo? Oppure no? Ospite in studio questa sera è l'onorevole Gino Basella, del Partito dei Capitalisti di Centrosinistra, e il dottore Marcazzo Liborio, assessore alla sicurezza del consolidamento delle attività estemporanee moderne oggi. Vi auguriamo di passare una buona serata in nostra compagnia. Dovrebbe partire il servizio. Che figa che sono stasera. Scusate un attimo, mi chiamo dalla regia. Pronto? Sì. Amore. Dalla regia mi dicono che dovrebbe partire a momenti il servizio. Direi di cominciare affrontando un problema molto rilevante per la centralizzazione delle facoltà No, europee. caro, ti devo correggere subito, Tutto, guarda, stai facendo un madornale dell'ora. La centralizzazione non è più un concetto attuale nei giorni d'oggi. Devi capire che la centralizzazione è un concetto ormai usato e strausato e non ha mai avuto fondamento alcuno. Ti ringrazio, grazie. Dottor Marcazzo, senta, Allora, Marcazzi, mi raccomando, senta, la O non c'è, mi la O raccomando. non c'è, non mi interessa. Voglio dire che qua i fatti parlano molto chiaro. Nel 98 la percentuale di Ma nel disoccupazione. 98 la percentuale di disoccupazione è venuta Mi fa sfalsata, è parlare? venuta sfalsata. Mi Ok, tagli, tagli, fa parlare? tagli, tagli. Voglio dire che qui i fatti parlano molto chiaro, Ma non dottor è una Marcazzo. fonte attendibile quella che lei mi dà. Ma lei mi fa sul paniere dei prezzi del concetto della colpa, della coscienza della calvizie, mi Allora, il scusi, concetto della coscienza dopo la calvizia lo sa che benissimo, un concetto che io ne so senz'altro meglio di chiunque altro dominare al No, non mondo. penso Per proprio, cortesia, non penso grazie, proprio. grazie, grazie. Onorevole, senta, Senta. io a me piacerebbe essere un po' più costruttivo, cioè io vorrei porre la questione, nel senso, io vorrei affrontare il problema dalla base, dalla radice, dalla colpa, della coscienza Allora, evidente. E quindi che te la lei pongo? non mi può. Che te la pongo? Senta, caro. Lei non mi può Senta. calcolare questi dati Io ho molta concettualmente? pazienza con lei. Lei sa benissimo che io ho un livello intellettivo al di fuori del normale. Lei non potrà mai raggiungere il mio livello, Per esagerare lei la mia cultura. Non è sta esagerando perché, come al solito, lei mette l'accento sulla centralizzazione dell'estemporaneità nel centralismo dell'assicurazione Ma non è dell'individualità, della coscienza, della colpa. Guardi, ho qua dei dati veramente a fonte attendibile che le posso assicurare per certo che Sentiamo, no, chi le no. fornisce questi dati? Adesso Mi faccia dica. la Istat, il paniere sotto casa mia, il formaggiaio giù. La questione dell'insanità Ma che insanità, della insanità, lei non capisce un colpevolezza. chiaro. Senta, Marcazzo, senta, ha rotto, no, dico, ha rotto il filo. Marcazzi, Marcazzi, Marcazzo. senta, dov'è qua il conduttore di questa televisione? Io non si, non è non è La possibile signorina perché. fuori. Senta, Marcazzi, lei ha rotto il filo Abbiamo conduttore capito, del discorso. Perché ok. io parlavo di positivismo, del futurismo, Ma il positivismo è un della altro concetto. centralità della. Noi non possiamo sfruttare i Perché lei giorni nostri. deve valutare. Dobbiamo capire che. Guardi, Per l'ultima volta, il concetto che volevo esprimere io è che il mondo oggi ha bisogno di futurismo. il futurismo è un concetto che ormai è superato da secoli e questo ormai non Mi se ne può. consenta, sono Mi qui. scusi,
mi scusi. Bella questa giacca. Grazie, la prima volta. Mi piace. Sì, è firmata, vedi? Perché aveva una piccola macchinina qua. Stavo dicendo per l'indina. Lei non deve usare questi termini volgari, siamo in televisione, la gente da casa lo giudica, la gente che la nota. Il mio stato di intellettualità di pesa. Bello, vero? Ho comprato l'altro giorno. Diceva. Stavo dicendo che il mio livello intellettuale può permettermi, può darmi il diritto di dire anche delle piccole parolacce come sono vindolendina. Senta, Fellone, non mi tocchi questa bellissima. Io direi che le parolacce in televisione le può dire solo Sgarbus. Allora, Sgarbi, lei non mi può assolutamente. Non mi può assolutamente parlare. Non si rende conto della. Pragonara Sgarbi. Lei non si rende conto. Di cosa? Lei ignora il fatto. Allora, ignora è un concetto che abbiamo già esplicato precedentemente. Per cortesia. Per cortesia, parli con me, gentilmente. Perché qua. È duro questo marmo. È un marmo del 98, penso che ha fatto la guerra, penso che sia il 15-18. Comunque, stavamo dicendo. Comunque, infatti parlano molto piano, di fronte a questi dati bisogna scandalizzarsi, amici ascoltatori, in questo momento. Questi. Io vi voglio farvi vedere. Voglio. Stavamo dicendo. Il concetto della. Il commercio del sicurezza del consolidamento della. Delle attività estemporanee oggi è una cosa che mi ha veramente. Senta, lei non mi può finire così sull'orgoglio, perché a questo punto lei vuole cercare il dibattito politico la rivista. Senta. E quindi io vorrei portare un attimo l'attenzione dei telespettatori su un altro punto base. Faccia pure. Il concetto della inflazione. Ma il concetto dell'inflazione! Dica. Nel 98. Il concetto dell'inflazione del 1998. Come abbiamo già detto precedente, è un concetto di quelli ormai stanti retrogradi. Quindi, mi ne sento diritto. Di non considerare valido come. Lei sta farneticando. Farneticando non viene a dire nessuno. Per primo lei. Per cortesia. Allora. Vogliamo tirare le somme di questo dibattito. Di questo dibattito. Qui abbiamo raggiunto due grandi obiettivi. Il concetto della sicurezza e della sensibilità odierna. Quindi direi che è stato un piacere conoscere l'onorevole Marcazzo. Per me anche il signor Gino Basella. Gino Basella. Ci vediamo questa sera e ci andiamo a mangiare una bella pizza. A casa mia o a casa sua? Lei mi lusinga. Telespettatori, è stato veramente un piacere e come al solito ci vediamo alla prossima puntata di Quirco Quark Quark. Di Quirco Quark, grazie. Ci dilatiamo su di qua.